Un uomo di sinistra si sente Carlo Calenda? Ah, io l'ho spiegato tante volte, io sono... Azione si chiama Azione per una ragione. L'Azione era un partito, il Partito d'Azione, peraltro che è stato il partito che ha portato le personalità che hanno messo in Italia e in Europa davvero, ed era un partito liberal-socialista, un incrocio piuttosto complesso, perché teneva insieme la propulsione che dà la libertà individuale, la gente che vuole fare, che crea sviluppo, ma allo stesso tempo una grande cura verso il fatto che la società seguisse, fosse protetta, anche quando il progresso va troppo veloce. Scusi, ma facciamo una cosa che è facile, capiscono tutti. Ma lei, tra Berlinguer e De Gasperi, nel famoso Pantheon, chi sceglie? Ma io sicuramente, prima di tutto non erano contemporanei, quindi mi deve fare una domanda, la posso riformulare per lei. Se lei mi dice... Togliatti e De Gasperi. De Gasperi, senza alcun dubbio. Berlinguer e Aldo Moro? Beh, erano insieme Berlinguer e Aldo Moro, è una cosa interessante. Io, diciamo, Berlinguer, quello che vedo è la grande statura morale, e io ho votato, peraltro sono stato iscritto alla Federazione Giovanile Comunista da ragazzino, e però allo stesso tempo vedo, per esempio, il mancato approdo socialdemocratico, no? Che era una cosa che era stato fatto in tutti i grandi paesi. Allora, faccio ancora una domanda, sto cercando di tirarlo fuori, Sì. Ma è più affezionato al rosso del PC o al rosso della Ferrari? No, ma non si può fare in questo modo. No, sono più affezionato al rosso della Ferrari perché ci ho lavorato, ci mancherebbe. Senta, tornare alla contemporaneità, tra Renzi e Bersani chi preferisce? Ho lavorato con Renzi e secondo me è stato un bravo presidente del Consiglio. Bersani, come ho sempre detto, è stato un bravo ministro dell'attività produttiva, è stato un grande fautore della concorrenza, cioè è stato molto liberista quando era ministro dello sviluppo economico, più di me forse. Quindi tutti e due preferisce? No, io ho lavorato con Renzi. Renzi, preferisce Renzi. Senta, sul fronte opposto opposizione, Meloni, Salvini, Di Maio, sono tutti uguali, tutti troppo diversi da lei? Sono tutti molto diversi. Tutti populisti alla stessa maniera? Sono tutti sovranisti e populisti, che sono due cose un po' diverse, perché il populista, in particolare il Movimento 5 Stelle, è un movimento che su Roma, per esempio, ha semplificato tutto, cioè ha detto che il vento sta cambiando, cambiamo tutto. Poi se vedete tutti i dati su Roma, tutti sono peggiorati, non ce n'è uno che è migliorato. E ovviamente io non considero la Raggi responsabile dello Stato di Roma, lo Stato di Roma viene da molto lontano, però come fai a valutare l'operato di una persona, no? Lo valuti guardando com'erano i dati prima e come sono i dati dopo. Scusi, ma e questo riguarda, è a 360 gradi, questo riguarda anche me, scusi, per finire, riguarda anche me come ministro. Io andate a vedere come sono andati i dati degli investimenti industriali, la produzione industriale, la ricerca e innovazione negli anni in cui ero ministro. E vedete se sono andati bene o se sono andati male. Cioè, i dati non sono né di destra né di sinistra, sono oggettivi. Senta, dovendo scegliere chi buttare dalla torre, tra Alemanno e Raggi, chi butta? No, Alemanno è stato un pessimo candidato. Alemanno. Quindi a Raggi non è il male assoluto per lei? Ma nessuno in politica è il male assoluto. Questo modo di ragionare è quanto di più lontano c'è da un liberale. Io tendo sempre a uscire da questa logica che ha paralizzato la politica italiana del fascista, i corrotti, i comunisti. Cerco invece di affermare l'idea di una politica che si fonda sul pragmatismo e il buon governo. È la cosa che manca, no? Noi abbiamo un sacco di gente che si autodefinisce, come ha fatto lei oggi. Io sono di destra, io sono di sinistra, io sono di destra e di sinistra, però poi se vai a vedere le azioni, molto spesso le azioni non sono né di destra né di sinistra perché non accadono, non succede, no? Lo vediamo anche con questa pandemia in fondo. Le cose non funzionano. Questo è il grande tema.